anni di onorato lavoro, il monitor dell'impianto carpicci dell'auto si è guastato, senza un apparente motivo. Considerando che oggi sono passati quasi 5 anni dall'installazione in macchina, mi posso reputare più che soddisfatto comunque delle prestazioni ottenute. Oltretutto, considerando che il lavoro è stato svolto interamente da me. Non c'è una causa precisa che possa essere imputabile a questo fatto. Potrei parlare di usura, causata dalle molteplici e inevitabili pressioni, oppure anche la temperatura a cui è costretto a lavorare certe volte, che può tranquillamente raggiungere i 40 gradi ed oltre quando la macchina viene lasciata anche all'esterno. La qualità generale del prodotto, anche quella potrebbe essere, di per sé non era delle migliori. Ricordo che il prezzo del monitor al tempo si aggirava sulle 270 euro, che paragonato a modelli superiori che tranquillamente potevano raggiungere i 500 euro, può fare la differenza proprio nella qualità del componente. Morale della favola, nel mio caso la rottura riguarda proprio l'elemento più esterno, l'elemento più esposto del display, cioè il touchscreen. Nella dotazione originale della Panda, l'impianto Hi-Fi è costituito, oltre che da 6 diffusori, anche di un autoradio di marca Blaupunkt, con una linea appositamente disegnata per la macchina in questione. La scelta di inserire un monitor è nata successivamente, in corrispondenza della conversione totale a CarPC, ovvero l'utilizzo di un computer come centro di intrattenimento e di informazione al posto dell'autoradio. La cover esterna è stata interamente progettata da me, quindi, come si può vedere dalle foto, non è perfetta e denota delle imprecisioni, ma l'autocostruzione era l'unica via da percorrere, almeno a quel tempo, parliamo dell'anno 2006, per implementare un monitor all'interno dell'auto. Cercando di mantenere un equilibrio tra estetica e funzionalità, ho preferito collocare i fori di fissaggio della cover sfruttando i supporti originali della Panda. In totale ci sono 4 fori di blocco, ma per le mie esigenze ho preferito usarne soltanto 2. Tramite un cacciavite a stella si può agevolmente sfilare il supporto per monitor senza perdere troppo tempo. Questa è stata una scelta voluta, perché sapevo che prima o poi un guasto si sarebbe presentato e l'idea di impazzire troppo per ripristinarne la funzionalità non mi andava molto a genio. Una volta smontato e portato sul banco, possiamo vedere subito qual è il guasto. In primo piano si nota il connettore che porta i segnali resistivi al controller. Bene, prima di girare il video ho subito notato che tale connettore, o per meglio dire la parte fissa, saldata o incollata al frame, presentava segni di cedimento, mentre nel video si vede come tale flat si stacca in maniera molto semplice. Questo è appunto dovuto al fatto che è stato preventivamente estratto e poi per il video è stato leggermente riappoggiato. Lo smontaggio del monitor avviene in questo modo. Si adagia il display sopra una superficie antigraffio, si disconnette il connettore dell'inverter e successivamente il flat che porta i segnali video al controller. Quest'ultimo ha bisogno di un cacciavite piatto molto fine, così da poter agire sul sistema di fissaggio che è un po' particolare. È il momento di rimuovere il connettore guasto e successivamente si staccano anche quelli dell'inverter e dell'altoparlante. Si procede adesso con l'identificazione del driver di controllo del sistema touchscreen. Esso si trova incollato sul lato componenti della scheda di codifica video. È in tutto e per tutto un elemento separato dal resto, ovvero il mancato funzionamento del touch non pregiudica il corretto andamento del display, che continua a visualizzare le immagini correttamente. Possiamo notare nella piccola basettina in alto il flat che va al sensore ed in basso il connettorino bianco, altro non è che il supporto USB che sfrutta un cavo video particolare per arrivare poi al PC. Innanzitutto si dice che questo tipo di sensore sfrutta un sistema resistivo a 4 fili
E da qui il nome della tecnologia, che si distingue da quella capacitiva proprio per l'elemento variabile. In maniera molto rapida si può anche dire che la tecnologia resistiva basa il suo funzionamento sul calcolo dell'esatta posizione del dito, ma anche di un pennino, attraverso una doppia coppia di sensori posti ai margini del monitor e da due superfici, una plastica, quella di contatto, e in questo caso l'altra in vetro, quella più interna. Messe a contatto tramite appunto il dito, generano una coppia di valori dette coordinate, che interpretate dal controller verranno convertiti in un dato fruibile dal sistema operativo attraverso un normale riconoscimento HID, ovvero Human Interface Device. Durante la scelta di un kit di sostituzione, gli elementi da tenere in considerazione non sono molti. Per comodità si sceglierà un modello che abbia gli stessi connettori, così da velocizzare il montaggio. Nel mio caso avrei potuto fare a meno del controller perché quello che è presente del monitor è ancora funzionante e le specifiche, ovvero i valori resistivi del sensore, sono compatibili con quelli del precedente. Questo vuol dire che dopo una ricalibrazione del software al 99% la situazione si ristabilizza. Comunque è sempre buona norma affiancare al sensore resistivo che si acquista anche un controller hardware che ne garantisca in alternativa il buon funzionamento. Tornando ai fattori di scelta, ovviamente le caratteristiche geometriche dell'area sono un parametro importante e per la buona riuscita è meglio controllare le dimensioni nel datasheet prima di procedere all'acquisto, mentre la misura dello spessore del sensore ritorna utile soltanto nei casi in cui vi è una cover che non accetta misure superiori, ma in generale qualche millimetro in più o in meno non pregiudicano il montaggio, che può essere sempre controllato per mezzo delle staffe di fissaggio che permettono delle piccole tolleranze. La cosa che più conta quindi è il sistema elettrico di trasmissione, che può essere a 4 o a 5 fili. Nel mio caso il sensore è a 4 fili, quindi bisogna necessariamente sostituirlo con uno di identica tecnologia. Un'ultima caratteristica da controllare, anche se non fondamentale, è il fattore di riflessione, ovvero quel parametro che dice quanta luce verrà sottratta alla retroilluminazione a causa del sensore. Solitamente i valori si attestano su un 80%, quindi vuol dire che circa il 20% si perde a causa della sovrapposizione del sensore. Una volta decisa la sostituzione del sensore, bisogna ovviamente procedere alla rimozione del vecchio, che è generalmente applicato al display LCD per mezzo di un biadesivo con caratteristiche un po' particolari. La rimozione può avvenire per mezzo di un taglierino a lama fine, ben affilato, e procedendo per passi, ovvero iniziando da un lato e scontornando l'intero perimetro. Applicando una forza regolare e mai esagerata e facendo soprattutto attenzione a non rigare l'LCD interno con la lama, raggiungeremo il completo distaccamento del sensore in breve tempo e soprattutto senza danneggiare nulla. Rimuovere le tracce di vecchio biadesivo sono una priorità e rendono l'installazione più duratura e priva di rischi di distaccamento in futuro. Le regole sono classiche e richiedono solo un po' d'acqua aragia o altro liquido capace di rimuovere i residui di colla. Anche qui bisogna stare attenti che il liquido non vada a contatto con la superficie del display, così da evitare la creazione di fastidiosi aloni che rovinerebbero la qualità visiva finale. Molto utile è l'adozione di un panno antistatico che rimuoverà anche i residui di polvere rimasti sul pannello. Adesso è venuto il momento di ripristinare l'adesivo. Esso va naturalmente collocato sulla zona perimetrale del display e, come accennavo prima, necessita come particolarità quella di resistere a una temperatura di almeno 50 gradi. Il modello da me adottato ha, fra le caratteristiche, quella di operare in range di temperature che vanno da meno 10 fino a 60 gradi. In realtà non è nemmeno una caratteristica necessaria, in quanto il sensore, una volta fissato al frame della macchina, sarà completamente sostenuto dalle solite staffette di ancoraggio. Diciamo più che altro che è una caratteristica, quella del biadesivo, consigliabile, ma non strettamente richiesta. Con l'aiuto di un taglierino vado a posizionare il biadesivo sui quattro lati del monitor. Alla
lavoro finito, procedo con la rimozione della pellicola superiore. Da qui in poi è necessaria un po' di attenzione, infatti è a questo punto che bisogna eliminare il più possibile le tracce di sporco e polvere eventualmente depositatesi sul display. In questo caso mi è stato utile usare del liquido lavavetri apposito con la funzione antistatica detta attirapolvere. Basta versarlo un po' nel panno e tutta la polvere si attacca liberando la superficie. Il montaggio avviene senza particolari problemi. Si solleva la protezione inferiore, giusto di qualche centimetro, e si adagia il sensore sopra il biadesivo, cercando fin da subito di trovare la posizione corretta. Il resto va in automatico, con l'accortezza di srotolare pian piano la protezione per evitare infiltrazioni di polvere. Al termine si pressa tutto il bordo, così da far aderire le due sezioni e rendendo il monitor e il sensore un corpo unico. Ora non rimane che procedere in senso inverso e rimontare l'elettronica al monitor e richiudere il tutto nel frame dell'auto. Non prima però di aver applicato un piccolo strato di nastro adesivo telato, così da nascondere le varie imperfezioni dovute alle differenze, anche minime, tra i due sensori. È arrivato finalmente il momento più importante e la domanda che mi è sorta spontanea è stata: ma tutto questo lavoro sarà servito a qualcosa? Sì, perché fino a questo momento ho svolto tutto senza la benché minima idea del risultato finale. Oddio, ero ottimista, ma finché non lo vedevo acceso e funzionante, la paura di aver sbagliato qualcosa era tangibile. Con tutta la calma del mondo, riavvito le staffette di tenuta, avvio la procedura di calibrazione già installata grazie al vecchio touch e incrocio le dita. Essa consiste nel toccare per qualche secondo, in successione, i quattro angoli del monitor. Grazie a questo sistema i valori di calibrazione verranno memorizzati perennemente dal software, permettendo l'uso del touch in maniera precisa e sicura nel tempo. Come le immagini stanno gentilmente documentando, la procedura è andata a buon fine. Non resta che liberare la fantasia, lasciando alle dita l'orgoglio di comporre parole e disegni che esprimano in tutta sincerità la gioia che ho nel vedere il touch nuovamente in funzione. Ecco finalmente riscoprire l'impagabile comodità del touch. Penso che l'uso del carpiccio in auto non sia solo una sciccheria, ma soprattutto una comodità che pian piano le varie case costruttrici di auto stanno cominciando a capire e ad implementare. Certo, fra qualche anno vedere un impianto del genere farà sicuramente sorridere e la tecnologia, unita all'abbassamento dei prezzi, porterà soluzioni sicuramente più versatili ed esteticamente più appaganti. Io, dal canto mio, fra una decina d'anni non potrò che ricordare questi momenti passati ad affrontare mille avversità tra smontaggi di cruscotti, impianti elettrici da rifare, computer da assemblare, teoria da studiare e Dio solo sa se ho rischiato di non far partire più la macchina per qualche disattenzione. Ma va bene così, sono felice di esserci riuscito e ringrazio gli amici di Carputer che mi hanno dato una mano in questo progetto. Ciao!